Giorgio. Buonasera a tutti. Mi sentite? Ti sento bene. Forte e chiaro, perfetto. Cinque quinti. Benissimo. Aspetta, fermiamo un po'. Ecco. Allora, direi che possiamo iniziare. Aspettiamo ancora, magari, un minutino. Ok. Allora, buonasera a tutti. Questa è la nostra seconda chiacchierata. Non la chiamiamo lezione perché è un po' pretenzioso, però nostra chiacchierata relativa al mondo del volo e alle sue ai suoi tanti segreti che cerchiamo di svelare un po' alla volta. Questa sera l'argomento della nostra chiacchierata L'anemometro e i suoi archi. L'anemometro è uno degli strumenti fondamentali su qualunque aereo, grande o piccolo che sia. E stasera cerchiamo di capire un attimo meglio che cosa fa esattamente, che cosa serve, come si usa e quali sono i trucchi del mestiere, diciamo così. Allora, tanto per cominciare. Dov'è il nostro anemometro? Quando noi guardiamo un cruscotto di un aereo, diciamo: Mamma mia, tutte queste cose complicate, non le capirò mai. In realtà, l'anemometro lo vediamo abbastanza semplicemente. Si trova sempre sulla sinistra, di fronte, diciamo, al pilota in comando, per così dire. Ed eccolo qua. Lo. Uh distinguiamo immediatamente dagli altri strumenti perché ha ah, i famosi archi colorati, che sono quelli fondamentali di cui questa sera parleremo proprio per capire cosa fanno e qual è il loro, il loro scopo. Allora, prima domanda, a che cosa serve l'anemometro? Allora, sapete che l'anemometro misura la velocità dell'aria, in particolare dell'aria che investe l'ala del nostro aereo. Di conseguenza, la prima eh, banalissima risposta che potremmo dare è: l'anemometro serve a dirci a che velocità stiamo andando. Mm, non è esattamente così. L'anemometro non ci serve tanto per sapere la nostra velocità. Eh, al pilota interessa poco il numerino, se sta andando a 99, a 100, a 101 km all'ora. Quello gli importa poco. Quello che l'anemometro risponde è la domanda, la mia velocità in questo momento per le mie condizioni di volo è giusta oppure no? In altre parole risponde a domande del tipo sono abbastanza veloce per volare, sono abbastanza lento per non rompere il mio aereo, a questa velocità devo estendere i flap, a questa velocità li devo ritrarre e così via. Queste sono tutte domande alle quali risponde l'anemometro. E quindi vedete che l'anemometro non è uno strumento, diciamo, pure semplice, tipo il tachimetro della macchina, lo guardo, è uno strumento di sicurezza, è uno strumento che mi dà delle indicazioni importantissime per la sicurezza del volo. Cosa misura l'anemometro? Ovvero, qual è il suo principio di funzionamento. L'anemometro, eccone qua uno, misura, come vi dicevo, la velocità del vento relativo, cioè la velocità del flusso d'aria che investe l'ala. E questa è un, una grandezza che per il pilota è fondamentale perché, lo dicevamo anche l'altra volta, è il flusso d'aria che investe l'ala che genera la portanza e quindi che ci tiene in aria. Quindi l'anemometro ci dice se abbiamo sulle ali abbastanza aria da stare in aria, da, da volare, o se non ne abbiamo a sufficienza. Quindi il, il suo principio di funzionamento è proprio questo, misura tramite una, una capsula collegata a una presa statica, a una presa dinamica, misura una differenza di pressione che mi dice viene poi diciamo convertita in velocità e mi dice qual è la velocità dell'aria che sta investendo le mie ali. La scala dell'anemometro ce ne sono di tutti i tipi, la maggioranza degli anemometri che vedrete è in chilometri all'ora, ma ce ne sono molti anche in nodi. Alcuni hanno la doppia scala, altri invece sono in miglia, quindi è sempre importante vedere esattamente cosa c'è scritto qui nella, nella parte sotto. Molto spesso gli analometri appunto hanno due scale, però, l'importante non è tanto appunto il numerino quanto gli archi, di cui parleremo tra pochi minuti. Vediamo un piccolo excursus a proposito di, delle diverse velocità, di diverse, delle diverse grandezze che intendiamo quando parliamo di velocità. Allora, la prima velocità di cui parliamo è quella proprio indicata dallo strumento, che si chiama proprio indicated airspeed, cioè IAS, ed è quella che mi dice, che mi indica la lancetta, pura e semplice. La IAS potrebbe non essere la vera velocità dell'aria sulle ali, quella si indica con TAS, cioè True Airspeed. Questo perché la IAS, la indicated air speed, la velocità che mi dice la lancetta, non tiene conto delle differenze di variazione, temperatura, densità dell'aria e degli errori strumentali. Allora uno si può domandare, ma allora io questa true airspeed visto che è true, sarà più importante, me la dovrò calcolare in qualche modo. Ni, anche qui non è sempre così, perché in realtà... La indicated airspeed, quella che mostra direttamente la, la lancetta, per noi uh, piloti VDS è più significativa della true airspeed. Questo per diversi motivi. Prima, perché intanto ce l'abbiamo immediatamente sotto gli occhi, la lancetta ce la mostra direttamente senza dover fare calcoli, è quella lì. Poi, nelle nostre condizioni di volo, cioè. Uh, Voli a quote relativamente basse, voli in condizioni meteorologiche relativamente tranquille, la velocità indicata non è quasi diversa, non è molto diversa dalla velocità reale. Si può calcolare la velocità reale con una formula abbastanza semplice, diciamo che aumenta del 2% ogni mille piedi, ma non ci non ci dà quella grande, quella grande differenza. Ma poi, soprattutto, invece il motivo fondamentale è che tutte le velocità importanti, cioè quelle che qui andremo a parlare, parlando degli archi, sono sempre riferite alla velocità indicata. Questo vuol dire che se la lancetta mi dice che il mio aereo stalla a 50 km all'ora come in questo caso indica qui il mio archetto, l'aereo mi stallerà sempre a 50 km all'ora quando la lancetta sarà in quel punto indipendentemente dalla vera velocità uh, dell'aria, quindi indipendentemente dalla TAS. Questo per un principio fisico, per un'equazione che si chiama equazione di Bernoulli, che non vi sto a spiegare, ma fidatevi, la cosa importante quindi per noi è che la indicated speed è più importante della true airspeed, quindi... Guardiamo lo strumento e non stiamo a fare calcoli complicati. A questo punto però uno si può domandare: ma uh, e rispetto al suolo, rispetto al terreno io a che velocità sto andando? La risposta è a noi non interessa molto molto spesso a che velocità vera stiamo andando rispetto al suolo, perché Uh, diciamo questo è un, è un valore che interessa moltissimo non so, agli aerei di linea che devono farsi dei calcoli per sapere quando arriveranno a destinazione, eccetera. Nel volo di diporto, la velocità rispetto al suolo non è un numero sul qua, che diciamo vi, calcoliamo molto spesso, anche perché è abbastanza diciamo, complicata da calcolare. Infatti, se volessimo calcolarla, abbiamo tre sistemi: uno è facciamo un calcolo complicato. Tipo appunto, dalla indicated speed, dobbiamo calcolare l'errore strumentale. Abbiamo una velocità calibrata. Dobbiamo considerare temperatura, e densità dell'aria e otteniamo la, la true airspeed. A questo punto, consideriamo il vento e qui siamo e troviamo la ground speed. Questo è il diciamo la matematica. Altrimenti, usiamo un GPS. Come vedete, montiamo un, un, un tablet con un GPS a bordo del nostro aereo. E come fanno i veri professionisti come Corrado e Alessandro, che abbiamo qui davanti? Leggiamo direttamente la velocità rispetto al suolo, se proprio ne avessimo bisogno. Ma eh, quello che a noi, come eh, diciamo, volatori da diporto, interessa, come vi ripeto, è la, la indicated airspeed, cioè questa che ci dice il, il nostro anemometro. Benissimo, andiamo a questo punto a vedere gli archi, cioè le zone dell'anemometro sulle quali si muove la nostra lancetta. Il primo arco che consideriamo è questo, l'arco bianco, chiamato anche arco dei flap, perché è proprio in relazione ai flap. Vediamo l'estremità di questo arco, cioè l'estremità minore e l'estremità maggiore. L'estremità minore. Si chiama VS0 ed è la velocità di stallo con i flap estesi, vale a dire è la minima velocità possibile alla quale l'aereo può volare. Sotto questa velocità ci sono solo le preghiere, perché, eh, come sapete, i flap completamente estesi aumentano la portanza e quindi riducono un po' la velocità alla quale l'aereo riesce a rimanere in aria è appunto questa vs0 sotto di questa non ci sono santi l'aereo andrà a installo qualunque sia la, la sua configurazione l'estremità opposta si chiama vfe ed è la velocità massima con i flap estesi cioè è la velocità alla quale io mi posso permettere di tenere i flap estesi perché i flap sono tanto belli perché mi aumentano la portanza, ma mi aumentano anche la resistenza. Quindi, più io accelero, più i flap fanno resistenza, e se io accelero con i flap estesi, corro il rischio di romperli. Quindi, a un certo momento li devo ritrarre. Quindi, l'estremità dell'arco bianco mi dice: oltre questa velocità, devi toglierli. L'arco verde, vedete che naturalmente si sovrappone all'arco bianco per un tratto ed è giusto che sia così perché la estremità inferiore dell'arco verde, che è questa, si chiama Vs1 ed è la velocità di stallo con i flap retratti. Ossia, se io non ho i flap estesi e scendo al di sotto di questa velocità, l'aereo stallerà. Naturalmente vedete che c'è un tratto, che è questo, il tratto inferiore dell'arco bianco. Questo è il tratto che i flap mi eh, regalano. E quindi se io scendo al di sotto di questa velocità devo avere i flap estesi, altrimenti l'aereo qui mi stalla. L'estremità opposta dell'arco verde si chiama VNO. È quella che si chiama velocità di operazione normale, cioè è la velocità massima che io posso tenere con l'aereo in condizioni anche di aria turbolenta. Cioè, se c'è vento, se ci sono turbolenze in aria, questa è la velocità massima che io non posso superare. Quindi diciamo corrisponde in un certo senso chiamiamola anche se non è un termine tecnico ma chiamiamola velocità di crociera vale a dire la velocità massima che sicuramente non mi darà noie e alla quale non avrò inconvenienti di nessun tipo molto spesso è anche la velocità di maggiore efficienza dell'aereo ma questo non è, non è detto comunque in generale L'estremità dell'arco verde mi dice sono alla mia velocità massima in condizioni, qualunque condizione di, di volo. Se però l'aria è tranquilla, quindi non c'è vento, non c'è turbolenza, a questo punto posso entrare in arco giallo, cioè posso superare la mia velocità NO e aumentare fino a questa velocità qui, che come vedete è indicata con una bella rigona rossa. Ovviamente l'estremità dell'arco, quella di prima, la VNO, la velocità di operazione normale per l'arco giallo è la, la parte inferiore, gli archi giallo e verde non si sovrappongono mai. L'altra estremità, cioè questa, questa è brutta, brutta, brutta. Infatti questa è la VNE, la nostra never exceed in inglese, mai superare. Questa è la velocità massima che l'aereo può tenere in qualsiasi condizione. È la velocità che il costruttore mi dice, al di sopra di questa velocità diciamo, se ti si rompono le ali non rispondo della garanzia, per dirla con una battuta. Cioè è la velocità che il, gli ingegneri che hanno costruito il nostro aereo hanno detto questo, abbiamo fatto i nostri conti, abbiamo tarato l'aereo su questa velocità qui. Se la superi sono fatti tuoi, non ti garantiamo che non succedano cose brutte. Quindi mai, mai, mai superare questa velocità, ovviamente. Questi quindi sono gli, gli archi fondamentali. Vedete che su questo eh, particolare anemometro, qua nella figura, sono indicate anche delle altre tacche, delle altre eh, velocità, che sono eh, non degli archi in questo caso, ma delle velocità eh, fisse. Allora, c'è da dire che queste velocità non sono sempre presenti. Non le troverete in tutti gli anemometri, uh, molto spesso non ci sono, però se le trovate sono queste. Allora, questa è la VR, cioè la velocità di rotazione, la velocità alla quale si ruota l'aereo per il decollo. Allora, volendo essere rigorosi, la VR non è una velocità fissa perché dipende dal peso dell'aereo, dipende dalle condizioni meteorologiche, dipende dalle condizioni della pista. Tant'è vero che sugli aerei grossi, ad esempio gli aerei di linea, la VR viene calcolata dal computer di bordo, dall'FMS, ad ogni singolo volo. In base a quanto carburante ho imbarcato, quanti sono i miei passeggeri, quanti sono i miei bagagli, eccetera, eccetera, la VR può cambiare. Anche parecchio, ma perché negli aerei di linea la uh, differenza tra un aereo a pieno carico e un aereo vuoto può essere di migliaia di chilogrammi. Quindi la VR può essere anche molto diversa. Nel caso di aeroplanini come i nostri, la VR è vero che è leggermente differente se io sono da solo con le ali vuote o siamo in due con le ali piene e i bagagli. La VR non è sempre la stessa, ma la differenza è talmente piccola in termini di diciamo eh, lancetta che si muove che io posso fissare una velocità di riferimento media, una VR media, mettere una tacca rossa come in questo caso e poi naturalmente sta al pilota Dire sono pieno, sono a carico elevato, ruoto un po' dopo, sono vuoto, posso ruotare un po' prima. Questo è appunto dipende dalla, dalla discrezione del pilota. L'altra velocità, anche questa non la trovate spesso, è la velocità minima in avvicinamento, cioè la velocità alla quale ci si avvicina per l'atterraggio alla pista. Uh, perché una, una velocità così? Perché naturalmente devo avere spazio di manovra, devo avere margine di manovra, non posso arrivare anche se eh, la mia velocità minima con i flap estesi è decisamente più bassa. In questo caso sarebbe 50, non arrivo a 50 ovviamente sulla pista perché non ho energia di eh, scorta. Ricordatevi, abbiamo fatto il discorso del bilancio energetico, cioè io devo sempre avere qualcosa di riserva in tasca per potermi eventualmente tirare fuori dai pasticci, quindi mi tengo una quota di velocità di riserva in modo tale da poter eventualmente rispondere a una condizione di emergenza, una condizione anomala e potermi allontanare, per esempio, dal campo, fare una riattaccata se ci fosse la necessità. L'altra velocità. Indicata in questo caso questa tacchetta blu, è la VA, la velocità di manovra. La velocità di manovra è definita dal, dal costruttore come la massima velocità alla quale io posso azionare a fine corsa i miei comandi di volo. Quindi posso eh, premere i miei pedali fino in fondo, posso muovere la mia barra di comando fino in fondo. Al di sopra di questa velocità io devo limitarmi a delle manovre più leggere per due motivi. Primo perché corro il rischio di danneggiare le superfici di controllo, sia perché eh, se io applico delle... Deviazioni della superficie di controllo così forti, a velocità così alte, sicuramente l'aereo non ne godrà. Quindi, al di sopra di questa velocità, la, il costruttore mi dice: muoviti con uh, cautela e mh, fai, diciamo, movimenti leggeri con i tuoi comandi. Quella che invece troverete sempre bella, grossa in rosso, appunto, è la VNE, questa qui, Never exceed, mai superare. E questa la invece ci sarà sempre su tutti gli anemometri. Bene, diciamo che più o meno questo è il, quello che volevo raccontarvi sul, sull'anemometro. Se avete domande dubbi, perplessità, incertezze sono a vostra disposizione, raccontatemi tutto. Ok, non sento nessuna domanda, spero che sia perché sono stato chiaro e non perché vi ho addormentato. Quindi, non mi rimane che eh, ringraziarvi per essere stati con noi anche questa chiacchierata veloce e vi do appuntamento eh, alla prossima lezione teorica e naturalmente per chi volesse vi ricordo che abbiamo il nostro fantastico corso White Eagle con il quale eh, avrete la possibilità di provare. Queste nozioni dal vero su dei veri aerei e uh, sarà un'esperienza decisamente indimenticabile. Quindi vi ringrazio. Grazie mille, Giorgio. Buona serata a tutti e ciao, Giorgio, a presto. Grazie. A presto. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Grazie. ciao, 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 ciao. ciao.